Buonasera, benvenuti al notiziario di Rai News. Apriamo con l'incendio alla stazione di Roma Tiburtina. Secondo gli investigatori della Polfer, al momento non c'è nulla che faccia pensare a un'origine dolosa. Le ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale sono molto pesanti, dureranno ancora giorni, anche se le Ferrovie dello Stato hanno annunciato che progressivamente aumenterà il numero dei treni in transito per la stazione. Ma sentiamo subito in diretta il nostro inviato Matteo Parlato, che si trova sul posto. Matteo, qual è la situazione? Le fiamme sono state finalmente domate? Ecco, appunto, abbiamo poco fa parlato con i vigili del fuoco. Le fiamme non sono completamente domate, l'incendio è circoscritto e loro contano, diciamo, di soffocarlo, di spengerlo entro poche ore, ma la cosa, diciamo, che grave è che comunque la temperatura è molto alta, per cui prima che si possa entrare all'interno del luogo da dove è partito questo incendio e cominciare a fare i rilievi per capire quali sono state le ragioni, le cause scatenanti dell'incendio, bisogna aspettare che cali la temperatura e lì ci vorranno molte ore. Si dice anche, c'è chi dice anche forse anche domani. Per adesso i vigili del fuoco stanno, diciamo, permettetemi il termine, innaffiando la struttura dall'esterno proprio per abbassare la temperatura. Ma rispetto, diciamo, alla lotta contro il fuoco, noi abbiamo visto che nel piazzale davanti alla stazione è stato steso come un lungo cordone ombelicale per portare l'acqua dai bocchettoni che sono nel piazzale all'interno della stazione dove c'è l'incendio, perché i mezzi del vigile del fuoco non riuscivano a entrare, cioè la struttura non ha varchi, non ha accessi tali da permettere ai mezzi di emergenza di entrare. E questa sarà una delle altre, diciamo, quesiti a cui bisognerà rispondere. Peraltro da domani la Procura di Roma aprirà un'indagine, aprirà un fascicolo, proprio basandosi prima di tutto sulle informative dei vigili del fuoco e poi sui rilievi fatti dalla Polfer, rilievi che verranno fatti sempre nel momento in cui si potrà entrare, quando la temperatura sarà bassa. E poi bisogna anche, diciamo, capire perché il sistema antincendio non ha funzionato, perché i vigili del fuoco che operano qui da stamattina alle 4, per cui ormai siamo oltre le 12 ore di lavoro, immaginatevi quanto sforzo, diciamo, hanno messo in campo, loro sono stati avvertiti dagli abitanti qua vicino alla stazione e non c'è stato un sistema, un automatismo che ha informato subito la centrale vigile del fuoco. Comunque entro oggi si pensa di estinguere l'incendio e da domani cominceranno, appunto, l'attività di indagine per dare risposte a questo incendio che ha dato moltissimi danni e ancora ne darà ancora per parecchio, perché anche se è vero che con i giorni aumenterà il traffico dei treni, questo qui, che è un nodo fondamentale della nostra rete, in questo momento è semi paralizzato. 4 treni l'ora per una stazione di prima importanza come questa è sicuramente un numero molto esiguo, troppo esiguo. Grazie all'inviato Matteo Parlato per gli ultimi aggiornamenti.